Intervista gentilmente offerta da Kaitour Viaggi, agenzia viaggi a Cairo Montenotte in Via dei Portici 5. Nome? Fabio. Gabriele. Cognome? Prato. Movio. Soprannome? Pippo. Nonne Gabri. Età? 19. 18. Professione? Operaio. Studente. Dove sei nato? Ceva. Ceva. Dove abiti e con chi? Cengio con la mia famiglia. Cairo con la mia famiglia. Quando hai conosciuto il tuo compagno? 2 anni fa. 2 anni fa. Una parola che lo rappresenta. Formancino. Forte. Spesso, meglio. In che senso? Una parola che ti rappresenta. Cinghiale. Sorridente. Un aggettivo per Matteo Solari. Preparato. Deciso. Quando e in che squadra hai iniziato a giocare a calcio? 5-6 anni. Cairese, 6 anni. Chi è il tuo primo tifoso? Mia madre. Vai Pippo, grande! Dai Gabri, vai, vai, deciso, deciso sulla palla! Hai fratelli o sorelle? Se sì, com'è il tuo rapporto con loro? Uno più grande, un bel rapporto, anche se adesso è andato a convivere, cioè è andato a vivere fuori casa, quindi lo vedo un po' meno. Io ho un fratello più piccolo e abbiamo un buon rapporto, andiamo insieme. Cosa fai nel tempo libero? Gioco alla play e faccio palestra. Ma di solito esco con gli amici. Uno sport di cui sei appassionato oltre il calcio? Beach volley. Nuoto. Mare o montagna? Tutte e due. Mare. PlayStation o Xbox? PlayStation. Ciao ragazzi, sono le mie amiche del dancing e siamo venute qui per fare sesso con voi. Rosizzata del terror, ma erano vietate! Non ci sono regole all'inferno! Ve l'ho detto! Il giocatore a cui ti ispiri? Marseille. Dani Alves. Tra voi due chi è più veloce? Forse io. Più potente? Lui. Più tecnico? Lui. Nessuno dei due. Più chiacchierone? Parliamo un po' tutti e due. Uguale. Più scherzoso? Uguale. Più bello. Nessuno dei due. Sei fidanzato? Sì. Manda un messaggio alla tua fidanzata. Ciao, sei bellissima. Sei bellissima. Ti amo tanto. Lo sai che ti amo tanto. Una situazione che ti ha reso particolarmente geloso. Parlava col suo ex. Spesso le uscite con altri suoi compagni. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Vivere senza lavorare. Boh, riuscire a diventare un buon giocatore e continuare a giocare per anni. Dove vedi il tuo futuro? Spero qui a Cairo e continuo. Anch'io spero qui a Cairo. In che ruolo ti piace più giocare? Terzino sinistro o esterno a. L'allenatore a cui sei più legato. Forse Giribone perché l'ho avuto per più anni. Direi Albesano perché mi ha allenato per 3 anni. Il tuo motto. E più pure. Non mollare mai. Ti torno indietro solo per prendere la rincorsa. Cosa fai prima di una partita? Penso alla partita e sto tranquillo, cerco di rilassarmi. Cerco di mangiare bene, andare a dormire presto e pensare a quello che devo fare. Cosa fai dopo una partita? Esulto se abbiamo vinto e sono triste se abbiamo perso. Sì, festeggio se abbiamo vinto e se abbiamo perso, no.
Lo scherzo più bello realizzato nello spogliatoio. Hanno, 2 anni fa a me mi hanno legato tutte le scarpe che avevo da calcio e da ginnastica, hanno fatto una corda da lato a lato dello spogliatoio. L'anno scorso quando Guido aspettava, metteva la bottiglia e aspettava che entravano gli altri per lavarli. Il film che ti ha fatto più ridere? Tutti quelli di Checco Zalone. Sì, tutti i film comici e soprattutto quelli di Aldo Giovanni Giorgio. Il film invece che ti ha fatto più piangere? Non ho mai pianto guardando un film. Non guardo, cioè quindi non guardare film tristi e anche non ho mai pianto guardando film. Canzone preferita? Mi piacciono tutti i generi, non ne ho una in particolare. Sì, anch'io. Prova di cultura generale. Passo. Chi è il presidente della Repubblica? Mattarella. Mattarella. Bravo! Bravo! No. Chi ha scritto l'inno d'Italia? Chi risponde prima? Aiutaci! Dai, l'inno di... Mameli. Ah, sì, Mameli. È un raro privilegio vedere la tua mente all'opera. L'ultimo film italiano che ha vinto il premio Oscar. Non lo so. La grande? Di che se ne vada, ma che esca da qui. La grande bellezza. Mai sentito. Guarda, tagli, grazie. Non manco mai sentito. Cosa significa per te indossare la maglia della Cairese? Un grosso onore, visto anche le categorie in cui è stata. Poi ci tengo particolarmente, visto che da 6-7 anni che sono in questo, che indosso questa maglia. Sì, è un onore perché la maggior... non tutti i ragazzi riescono a arrivare in prima squadra e appunto un onore indossare questa maglia. Lionello Rizzo o Cesare Brin? Dipende dalla partita, Cesare Brin è più divertente a giocarci. Cesare Brin, lo preferisco per le mie caratteristiche. Saluta i tifosi della Cairese. Ciao a tutti e forza Cairese. Per parlare lui prima. Ciao a tutti, continuate a seguirci, sempre più numerosi. Intervista finita, saluta urlando. Ciao! Ciao! Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Instagram e YouTube e sul sito sdcairese.it. Alla prossima, ciao!